armamento. Bentornati a tutti in questo nuovo video. Alzo il volume del microfono e, come promesso, andiamo a vedere questo nuovo prodotto che è Valley VGA. Ancora non l'ha testato nessuno, quindi sarò il primo a provarlo. Parliamo del VGA GA 550 80 Plus Gold. È un Supernova e si trova solitamente a 68 euro su Amazon. Il prezzo vedo normale di 98 euro, ma lo troviamo a 68 euro ogni tanto in offerta su Amazon. Scusate che copro la luce, quindi ci metteremo qua dietro. Allora, come vedete, ho predisposto il consumometro, l'oscilloscopio, tutto quanto, così potremo vedere tutta la leva. Allora, tanto andiamo con l'unboxing. Troviamo il manuale di montaggio e funzionamento delle VGA. Se riuscisse a stare aperto saremmo tutti più contenti. I cavi modulari, che sono un cavo PCI Express, due cavi PCI Express, due cavi SATA, un cavo 24 pin, ovviamente solo uno, un cavo CPU 8 pin, cavi Molex e alimentatore, cavo d'alimentazione. Quindi abbiamo un cavo 8 pin e due cavi VGA, come è giusto che sia per un 550, perché è fatto per un cavo VGA. Abbiamo qui un adattatore per collegare un vecchio floppy nel caso in cui servisse. Cosa abbiamo di altro qui? Questo è un carissimo, bellissimo adattatore. Vedete, questo è comodissimo per provare se la PSU funziona. Questa è la prima volta che lo vedo. È praticamente un ponte per il 24 pin ed è un'ottima cosa, sono contento di averla vista. Qui c'è una bustina incollata con le viti per il montaggio e un carinissimo cavo a strappo VGA per fascettare i cavi. Sinceramente è una dotazione veramente ottima. Veniamo all'alimentatore. Plus Gold, di targa, che ci dice? Ci dice che i 549 watt sono tutti presenti sulla 12 volt, quindi ovviamente di sì, tu di sì. Supernova 80 Plus Gold, il design è classico dei Supernova, niente di particolare. E adesso andiamo a collegare. Come vediamo, i cavi modulari comunque non si possono sbagliare come connessione e più che altro sono proprio del numero giusto, cioè non ci sono più ingressi, cioè più uscite di quelle che sono disponibili con i cavi, cosa buona a differenza dei classici cinesi che hanno 30.000 uscite e ti danno solo 4 cavi perché sanno che tanto più non ne potrebbero reggere. Ma andiamo a collegarlo. Allora, cosa molto importante da notare, che praticamente le connessioni PCI Express sono tre, quindi un cavo doppio più un cavo normale, quindi ci sono praticamente tre cavi da 8 pin 6 più 2 disponibili, cosa che è abbastanza gravida, devo dire. Allora, verifichiamo se ci sono disturbi di linea dall'oscilloscopio su qualcuna delle uscite. No, non è collegato, quindi sicuramente non ci sono. Vedete, quelle che vedete qua sono disturbi di radiofrequenze, poiché l'alimentatore non è collegato. Allora, come potete vedere, l'alimentatore ha anche uno switch per l'eco, quindi dovrebbe fare poco rumore. Allora, quindi lo accendiamo e accendiamo la RAID 12 volte e accendiamo l'alimentatore. Vediamo se è tutto a posto. L'alimentatore si è acceso. Allora, che tensione abbiamo? Abbiamo 12 volte 1, 4,99 e 3,30. Quindi perfette. Vediamo qualche disturbo sull'oscilloscopio, ma
penso che siano dovuti ad un carico estremamente basso, siamo a 5 millivolt per divisione e così a scarico vediamo circa 5, 10, 15, 20 millivolt. Carico è zero, vediamo sulle array 5 volt che comunque il ripple è decisamente basso, si assesta sotto i 5 millivolt, mentre per quanto riguarda la 3,3 uguale sotto i 5 millivolt. Allora, proviamo subito con un crossload, innanzitutto, caricando le rail da 5 e 3,3, vediamo che, oddio, scusate, vediamo che il ripple sulla 3,3 rimane sempre sotto i 5 millivolt, ci avviciniamo anche di più, siamo 5 millivolt per divisione, vediamo 5 volte, anche qui non accenna a salire sopra i 5 millivolt, 12 volte, che comunque si è già abbassato, probabilmente perché a carico zero ha qualche piccolo disturbo che non è un problema, poiché tanto a carico zero non ci sta, ma siamo già sui 15 millivolt. Allora, cominciamo subito partendo con i carichi da 50 watt, quindi facciamo 50 watt. 50 watt ed abbiamo un ripple di circa 20, no, meno 5, 10, 15, 18 millivolt, 100 watt e passiamo subito a 150. Allora, 166 watt. Assorbiti come vedete 196 watt, abbiamo un'efficienza dell'81%, ma ci sta comunque, siamo ad un carico basso. Passiamo subito a 333 watt, vediamo che comunque il ripple si assesta intorno ai 10, 20, 25 millivolt. 361 watt richiesti dall'alimentatore e 315 watt erogati ed abbiamo un rendimento dell'88% che è in linea con quanto dichiarato dalla casa. Continuiamo l'escalation, intanto guardiamo le rail minori come siamo messi, la 5 volte sempre sotto i 5 millivolt, a 3,3 siamo intorno ai 5 millivolt, qualcosa meno. Continuiamo e arriviamo a 490 watt. 542 watt alla presa con un'efficienza del 90%, quindi veramente ottimo. Il ripple si assesta intorno ai 10, 20, 25, 27 millivolt. Possiamo andare a vedere anche un ripple più a bassa frequenza, che comunque si denota male. Il ripple a bassa frequenza è praticamente è una di queste piccole cose, quindi è veramente basso. Questo più che altro ha solamente una componente in alta frequenza, come vediamo. Il che è ottimo, vuol dire che la linea secondaria, nel secondario è veramente soppresso molto bene. Andiamo a chiedere il massimo da questo alimentatore andando a richiedere 550 watt precisi, con 610 watt di richiesta. Quindi abbiamo un'efficienza alla massima potenza del 90%, quindi ottimo. Il ripple alla massima potenza è di 5, 10, 15, 20, 25, 29 millivolt, che è un ottimo valore, devo dire. Ripple sulle rail minori che rimane sempre sotto i 5 millivolt, anche sulla 3,3 forse adesso siamo arrivati a circa 7 millivolt. Volendo caricare anche le rail minori, comunque come vedete non varia praticamente per nulla, quindi è ottimo. Allora, continuiamo a chiedere potenza, richiediamo altri 50 watt per arrivare a 600 watt, andando a vedere il ripple che comunque non sale, richiediamo altri 50 watt, andiamo a 622, altri 50 watt e si spegne. Perfetto, perfettissimo. Allora, a 622 watt, 630, comunque il ripple è di 5, 10, 20, 30, 33 millivolt andando fuori dalla richiesta massima 627 watt, con 600
700 watt alla presa, quindi anche in questo caso l'efficienza dovrebbe essere dell'88%, anche chiedendo 70 watt in più. Quindi veramente veramente ottimo, facendo conto che arriviamo alla massima potenza con 28 millivolt sulla 12 volt. Le tensioni, che fra l'altro come vedete sono ottime, manco ve l'ho dette, perché alla massima potenza, caricando anche le rail minori, rimaniamo a 3,2 volt sulla 3,3, 4,89 sulla 5 e 11,9 sulla 12 volt. Quindi nulla, nulla da dire assolutamente. Direi che il test funzionale può finire qua, provando questa funzione del consumo, si riduce la vista della ventola, fa un po' meno rumore, ma ecco, non cambia molto. Possiamo rimuovere i carichi a questo punto. Ed ecco qua il GA550 che inizialmente era abbastanza sconosciuta come piattaforma, si vociferava fosse un Andison, ma trovando i dati RU sulla parte posteriore del PCB, perché sopra non ce l'ha, viene identificato come per l'esattezza RUE 337072, che altri non è che il produttore Hi-Power, che è lo stesso che produce anche i PCB per il Fractal EOS Titanium e per il Thermal Take di fascia alta, oltre altri Corsair ed altri, quindi un ottimo produttore. Allora, se partiamo dall'alimentazione, vediamo questo componente che è praticamente un condensatore con controllo elettronico per minimizzare il consumo al minimo, e sicuramente è causa sua se vediamo quel ripple da 25 millivolt a scarico, quindi non è un problema, il suo lavoro è quello. Poi, e quindi un condensatore X, poi vediamo condensatori Y sul ricettacolo, proseguendo le due bobine di filtraggio, altro condensatore X, va un varistore anche lì dietro, condensatori Y, condensatori X, vediamo qua la bobina del PFC, il varistore principale, e il primo condensatore che è un Nichicon da 105 gradi, 390 microfarad, che per 550 watt sono oltremodo ben dimensionati. Il piccolo trafo per i PFC di filtraggio, trasformatore, due trasformatori, penso che uno sia per la 5 USB, quell'altro non saprei sinceramente. Il trasformatore primario, che è decisamente dimensionato, il ponte di diodi, che non è specificato perché la serigrafia fu la parte dove va a dissipare. I transistor sono tutti di qualità ST, quindi alta qualità, e Panasonic, per cui niente da dire. Una nota per la componentistica, dove vediamo che vengono usati solamente 2, 1, 2, 3 e forse 4, ma manco, solo 3 condensatori polimerici, mentre tutto il resto dell'alimentatore è gestito da condensatori elettrolitici, quindi non deve essere manco costato poco produrre staggeggio. Per cui una nota di merito anche per quanto riguarda la parte della DC2DC con i filtri risonanti, che veramente ha un ripple bassissimo per il prezzo. Fra l'altro, come possiamo vedere qua, ha le basette per poter saldare i fili, quindi questo potrebbe essere venduto anche in configurazione non modulare, sia le basette che la piattina per saldarli. Possiamo vedere da lì dietro, si vede male, ma possiamo vedere che ci sono dei condensatori elettrolitici anche sulla piana del connettore modulare, oltre a comunque delle alette per trasferire la tensione, che sono ottime, non sono come i classici fili. C'è molto poco da dire. Ecco, la ventola è una dynamic ball bearing, fluid ball bearing. Le dissipazioni sono fatte a regola d'arte, con tanto di schermature fatte in acciaio, inox. Veramente, questo è per penso, i transistor che poi vanno a gestire il DC2DC. Veramente, per i ponti di diodi, scusate, veramente qui c'è poco da dire. Alimentatore eccezionale. Quindi, ragazzi, questo di qui sicuramente se lo ritroviamo intorno ai 70-68 euro, ma anche 80, per quello che offre, per la potenza che dà, per la componentistica,
Per il bundle, secondo me attualmente in top buy perché a 68 euro dei prodotti così non si vedono, ma non si vedono proprio. Neanche, per quanto sia buono il P650B, non è manco paragonabile lontanamente a questo, anche per quanto riguarda l'efficienza, perché abbiamo tenuto il 90% per tutto il test, anche al massimo del carico. Siamo scesi 88 solamente a 600 e passa watt, quindi veramente un prodotto eccezionale, ragazzi. Questo è tutto e ci vediamo alla prossima da Dante Server. Ciao ciao!